Andea nasce per essere le orecchie e la voce dei pazienti con dermatite atopica, affinché possano essere rappresentati e nelle sedi istituzionali per la definizione dei percorsi terapeutici e nei mass media, affinché l'opinione pubblica venga sensibilizzata nei confronti di questa malattia e delle persone che ne soffrono, che hanno bisogno di aiuto e che non l'hanno. Fino ad ora non ci sono state le forze per costruire un'associazione dei pazienti con dermatite atopica e quindi questa è stata sempre la gestione dei pazienti, è stata sempre avvocata ad altre associazioni dei pazienti, ad esempio pazienti con asma piuttosto che pazienti con allergie. Oggi i pazienti con dermatite atopica da oggi hanno la loro associazione, il loro punto di riferimento che li guiderà verso il conseguimento dei risultati. Andrea sarà un'associazione dei pazienti indipendente che darà filo da torcere a chi vorrà obbligare i pazienti a seguire le terapie costituite e si occuperà anche e soprattutto di sensibilizzare ad esempio le maestre per quello che riguarda la cura degli alunni con dermatite atopica e come insegnare agli altri bambini a non escludere i bambini con la dermatite atopica che vedono nella loro pelle le stigmate di una malattia che è davvero debilitante.